Buongiorno ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, ieri sera c'è stato questo colloquio, questo incontro tra Koeman e Lionel Messi, perché non lo sapesse, ieri il tecnico olandese è stato presentato. Tra l'altro io ancora stento a credere che si sia deciso di far fuori, cioè che lui abbia deciso di lasciare l'Olanda per sposare questo progetto in questo momento davvero incasinato. Io avrei tranquillamente tenuto l'Olanda, sinceramente, visto che avevi riportato l'Olanda in auge dopo 6 anni, dovevi assolutamente, secondo me, credere nel progetto. Vabbè, l'hanno fatto fuori. Eccolo là, è arrivato a Barcellona. Andiamo per gradi. Innanzitutto vi ricordo di iscrivervi al canale, mi raccomando, per supportare il progetto. Di lasciare tantissimi mi piace a questo video, ma tantissimi mi piace anche di iscrivervi agli altri miei due canali, soprattutto a SeaQualfyCalcio 2.0, sta qua o qua, non mi ricordo, dove parlo ovviamente di calcio, pubblico due video, due contenuti al giorno inerenti al calcio a livello del primo canale. L'altro canale è un canale extra calcio dove ultimamente non sto pubblicando, ma potrei ricominciare a pubblicare, quindi se vi va trovate ovviamente tutto qua o qua, quindi mi raccomando, fateci un salto. Detto questo, vi dicevo, ieri arriva Coman e insomma, presentazione, manco il tempo di fare la presentazione, che c'è l'incontro con Lionel Messi. L'incontro con Messi, pare che il tecnico olandese debba andare a cambiare la testa di Messi, debba andare a convincere Messi a rimanere a Barcellona. Perché Messi è arrivato a questo punto? Perché Messi vorrebbe andare al Barcellona? Diciamo che in pochi ci credono, ok? Alla fine sono voci di mercato, ci sta, il Barça ha preso la botta grande, può capitare, può capitare, può capitare. Arriva a sto colloquio, cosa è emerso da questo colloquio? Secondo la radio catalana, quella più famosa, più importante, quella privata, quella famosa, TCS, com'è che si chiama la radio catalana? Non mi ricordo. Vabbè, cosa è emerso? RAC, cioè RAC 1, cosa è emerso da questa emittente catalana? Che dall'incontro Messi avrebbe detto a Coman: guarda, io mi sento più fuori che dentro rispetto al Barcellona, non mi vedo assolutamente in un progetto futuro dentro al Barcellona. Parole forti, parole indubbiamente forti, parole indubbiamente cazzute, ok? Parole indubbiamente che rimettono in gioco quello che sembrava dover essere un futuro di Messi ancora vicino a Barcellona. Perché se io mi presento da te e ti dico: guarda, io non mi vedo con te in futuro, vuol dire che io sinceramente sto pensando a cosa dover cambiare della mia vita e sto pensando che quello che sei te non mi appartiene per il domani. E quindi ovviamente è scattato l'allarme. Ma perché Messi è arrivato a questo, secondo me? Messi è arrivato a questo e sta facendo questo non tanto perché vuole partire. Io non credo che Messi partirà. È una dichiarazione forte, è una dichiarazione che vuol dire voglio partire. Indubbiamente questa è una dichiarazione che vuol dire voglio partire. Ma io ho i miei grandi dubbi che Messi partirà. Suppongo in realtà che Lionel Messi stia facendo questo per far anticipare le elezioni di Bartomeu. Non lo stanno facendo per non far perdere la faccia al Barcellona, per non far vedere che Messi decide tutto e il Barcellona non decide niente. Per questo le elezioni ancora non sono state anticipate. Per chi non lo sapesse, in Spagna non funziona come in Italia. In Spagna funziona che il club è di proprietà dei tifosi e che ogni tot anni ci stanno le elezioni per mandare al potere, per mandare al comando un uomo, ok? E prima era Laporte, quando tutto andava bene, vi ricordate il Barcellona tutto rose e fiori? Era Laporte. Mentre quello di Bartomeu è stato sempre pessimo, quasi sempre pessimo. Messi non si è mai trovato con la politica di Bartomeu, si è visto, diciamo, è sempre stato abbastanza, come posso dire, indeciso nel dare fiducia ad un progetto che poi ha visto partire Neymar, che ha visto arrivare diversi pacchi, e non parlo di pacchi come giocatori in generale, che magari sono giocatori che in altre situazioni potrebbero rimettersi in piedi, ma parlo di pacchi a livello di Barcellona. Mi viene in mente Ousmane Dembélé, mi viene in mente Coutinho, l'ultimo probabilmente è Braithwaite, l'arrivo di Kevin Prince Boateng qualche mese fa, cioè giocatori che avrebbero dovuto aiutare Lionel Messi nel tornare a vincere la Champions e che invece non ci sono mai riusciti. L'ultimo forse è proprio Griezmann, che insomma faccio fatica a credere che Griezmann sia un pacco, sinceramente. Si è detto di tutto quest'anno, si è detto che Griezmann non si trovava bene con Messi, si è detto che Messi non sopportava Griezmann, si è detto che non si parlavano, si è detto che non se la passavano. Comunque a livello delle statistiche e dei dati non è che abbiano fatto schifo, anzi, anzi, alzo le mani.
Però va detto anche che Griezmann non è riuscito a far smettere ai tifosi del Barça di rimpiangere Neymar. E finché questa cosa ci sarà, finché rimpiangeranno Neymar, vuol dire che Neymar non sarà stato sostituito probabilmente nel migliore dei modi. Ora, si aprono parecchie parentesi. Pare che ieri il papà di Messi abbia aperto una società a Milano, si continua a parlare di Milano, si continua a fare insistente la voce di Milano. Io continuo a credere, poi non so, magari voi siete di un parere discordante o insomma condividete la mia opinione, io continuo a credere che Messi non c'entri nulla con il padre a livello ovviamente di futuro, nel senso, il padre di Messi si sta muovendo a Barcellona perché le tasse sono inferiori, perché c'è diversa possibilità di sguazzare nelle tasse, e quindi sta cercando di capire come muoversi in Italia. Ha preso casa vicino alla sede dell'Inter, perché comunque è il centro di Milano, della situazione. Della situazione economica, mentre Messi semplicemente lo stia facendo per ripicca. Il discorso qual è? Messi vuole far anticipare le elezioni per far rivotare. In quel caso, nessuno, per tutto quello che è successo, rivoterebbe ovviamente l'attuale presidente del Barcellona, e quindi probabilmente si andrebbe anche a virare sulla Laporte. Messi potrebbe andare via? Io credo di no. Se Messi decidesse di andare via, comunque dovrebbe trovare qualcuno che gli dà quei soldi, perché Messi, leggevo tra l'altro ieri un articolo, è stato ricoperto d'oro. E quando dico è stato ricoperto d'oro, non intendo che gli hanno dato due soldi, non intendo che gli hanno dato più soldi del previsto, è stato proprio ricoperto d'oro. Lionel Messi ha iniziato a percepire uno stipendio come i migliori 3, 4, 2 sportivi del mondo, ok? Come Tiger Woods, vicino a Tiger Woods, vicino a cestisti che hanno fatto la storia del basket. Cosa che nel calcio non era mai successa. Perché? Perché nel calcio tutti i prezzi sono alti, ma nessuno supera magari il cestista migliore del mondo. Ecco, Lionel Messi ci si è avvicinato parecchio. Lionel Messi è salito in piedi sulla cattedra. Comunque non tocca per muro che la testa, perché è alto 1,55 m. Però al di là di questo, in ogni caso c'è salito in piedi, ok? E quindi questa è una cosa da non sottovalutare. Messi è stato ricoperto d'oro, gli hanno dato tantissimi, tantissimi, tantissimi soldi. È pagato come una star di Hollywood. E chi gli dà quei soldi? Per quanto tu possa provare a prendere Messi e pensare che tu riesca in qualche modo quindi a pagargli lo stipendio, perché Messi si paga da solo, un po' come Cristiano Ronaldo. Ragazzi, Ronaldo viene pagato 30 milioni l'anno, Messi praticamente il doppio. Cioè, sono soldi che praticamente non ha nessuno, e sono soldi che nessuno vuole buttare, soprattutto per un giocatore di 33 anni, 32-33 anni. Ora si parla di City e si parla di Paris Saint-Germain oltre che l'Inter. Io sinceramente stento a crederci, però quello che ha detto Messi, secondo me, è veramente clamoroso, e quindi mi raccomando, teniamolo in considerazione e magari ci aggiorneremo più avanti. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto. Io vi ringrazio per aver visto questo video, che ho tantissimi invece qui sotto. Iscrivetevi anche al mio secondo canale, Sicco il Fecalcio 2.0. Buon shalalala, e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.